Radone Farnese, via 4 Novembre e il primo tratto di Corso Vittorio Emanuele a senso unico. La possibile novità per le strade di Piacenza è stata lanciata dall'assessore Matteo Bongiorni durante Nel Mirino, il format d'approfondimento di Telelibertà. Nella puntata dedicata alla viabilità cittadina è stata infatti annunciata la proposta che, secondo l'amministrazione, andrebbe a ridurre i tempi di percorrenza. Luigi Mazzocchi, vice sindaco di Travo, la definisce una missione. Da tempo porta avanti infatti la sua battaglia al degrado, ripulendo dai rifiuti abbandonati il tratto di Statale 45 tra Quadrelli e Due Bandiere. Nell'arco di pochi giorni trova due bocconi avvelenati nel suo cortile. Per questo il proprietario di un cagnolino ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri di Rivergaro. L'accaduto è avvenuto a San Giorgio. Gioca 3 euro al Superenalotto e porta a casa 500.000 euro. Il fortunato è un anonimo che giovedì sera ha azzeccato al Superenalotto una combinazione vincente giocando una schedina di soli 3 euro nella tabaccheria Maini di via Bilegno a Borgonovo. Anticipo di campionato per il Fiorenzuola, che stasera ospiterà alle 18.30 al Pavesi il Lumezzane dell'ex mister biancorosso Arnaldo Franzini. Obiettivo continuità per i rossoneri, alla ricerca del secondo successo consecutivo. Queste e tutte le altre notizie in tempo reale sono consultabili sul nostro sito liberta.it.